Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video in collaborazione con i piccoli canali Power ed è il video degli acquisti naturali del mese di gennaio. Mi sembra di aver saltato la collaborazione di dicembre. Gennaio è stato un mese un po' particolare perché ho avuto il Covid. Io e la mia famiglia, quindi non abbiamo fatto questi grandi acquisti se non cose per disinfettare ultrachimiche. E c'è stato il mio compleanno, ma io ero in quarantena, però mi sono arrivati dei regalini da amiche lontane che hanno spedito e alcuni che invece mi hanno lasciato il regalino alla porta, anche se poi in realtà sono guarita, ma ancora non ho visto nessuno. Quindi in questo video volevo mostrarvi quelle cosine che mi sono state regalate e quelle pochissime cose che ho acquistato. Giro lo stesso il video proprio per non saltare anche questo mese, perché insomma mi sarebbe dispiaciuto. Quindi saluto tutti i miei amici del gruppo. Come al solito, giù nell'info box trovate tutti i vari link dei loro canali e parto con dei regali ricevuti da Giulia del canale Kina Yoshimoto, che appunto fa parte dei piccoli canali Power, che ha realizzato due segnalibri a forma di zampetta di gatto, che sono bellissimi. Lei sa che io amo leggere, l'avrete capito anche voi dai video che pubblico ultimamente, e sono bellissimi. Quindi questi due. Poi mi ha regalato questo shampoo Niok, credo che sia il marchio. È uno shampoo e balsamo solido vegano certificato Cosmos Natural. Un panetto equivale a due confezioni, pH 5 e due confezioni di shampoo liquido, pH 5,5. Ne avevo sentito parlare bene da lei, mi sembra che lo utilizzava Luigi. Ha un profumo buonissimo e appunto volevo provarlo. Ero molto incuriosita da questo prodotto e lei me l'ha regalato. Tra l'altro, questo shampoo ha profumato tantissimo il pacchetto, ha una buonissima profumazione, delicata ma veramente molto molto buona. E poi mi ha regalato due campioncini di bagnoschiuma bouquet d'argento, perché a lei non è piaciuta molto questa profumazione dell'erbolario, a me sì, lo sa, e quindi mi ha dato questi due campioncini. E poi mi ha regalato due prodotti Astra della linea Pure Beauty, ed è una linea che è al 90% di origine naturale. Ha un po' di 6 mesi. Questo prodotto è un acqua lip stain con estratto di pera, uva, mandarino e mora, e praticamente è il numero 04. È un'acquetta che colora le labbra tipo tinta e non viene più via, cioè rimane, resiste molto a lungo. Non l'avevo ancora utilizzata perché appunto con il Covid non volevo poi contaminare il prodotto. L'ho utilizzata, pensavo di metterla per il video, ma devo prenderci un po' la mano, perché essendo proprio un'acqua che si assorbe velocemente, però tinge, bisogna essere abbastanza precisini. Io me lo sono messo un po' più in velocità, sembravo Joker, quindi devo prenderci un attimo la mano. La colorazione mi piace ed è modulabile, si può mettere uno strato per un effetto più leggero oppure più strati per avere un colore un po' più marcato, ed è molto molto carina. Ultimo regalo di Giulia è stato il mascara, sempre dell'Astra, sempre della linea Pure Beauty. Questo qua è quello volume, il numero 01. Anche questo era nella mia lista dei desideri, perché appunto ne avevo sentito parlare bene e mi incuriosiva moltissimo. Ancora non l'ho aperto, però poi casomai vi farò vedere in azione tutti e due i prodotti. Poi un mio amico invece mi ha regalato delle cosine di Tiger. Allora, la prima cosa che mi ha regalato è stato questo, era un barattolino con all'interno del terriccio e un seme da piantare, e poi appunto nasce questa piantina sorpresa. Io l'ho piantato, la piantina è venuta fuori ed ha un cuoricino inciso. È molto carina, non so ancora che piantina è, cresciuta in un secondo e non lo so, comunque carina. Per ora vive, che di solito le faccio morire tutte. Poi, un'altra cosa invece che mi aveva regalato Giulia, me ne sono scordata, è questa maschera all'avocado in tessuto di questa marca che io non ho mai sentito, e Avocado e Karité,
La maschera è questa qua, ancora non l'ho fatta perché pensavamo di farla insieme io e Giulia, quindi ancora è qua che aspetta. Poi, sempre questo mio amico di prima mi ha regalato questo cosetto qua, sempre di Tiger, che serve appunto a fare massaggi sul viso e vi assicuro che soprattutto sotto gli occhi è fantastico perché è super super freddo e starei tutto il giorno così e ci sono stata, devo dire. È un ottimo aggeggino. E poi mi ha regalato questa cavolatina qui che serve a pulire il telefono. Effettivamente pulisce molto bene lo schermo del telefono. Carino, non l'avrei mai comprato, però è carino. Ora passo alle cose che invece ho acquistato io. Allora, intanto da al DM ho acquistato il panetto di Balea solido per la depilazione. Questo qua è il profumo di rosa selvatica e fichi, 60 grammi, vegano. 12 mesi di PAO, una buonissima profumazione. Io ormai, per quanto riguarda la rasatura, sono passata ai panetti solidi perché mi durano il triplo e almeno quello che ho io, che sto usando ormai da anni perché non finisce più, mi lascia le gambe super super lisce, molto di più di una schiuma, o di una crema. Ogni tanto faccio anche la cera, anche per questo che mi durano di più questi panetti, però mi piacciono di più anche perché poi hanno solamente questa confezione in plastica e quindi non inquinano. Altra cosa che ho preso sempre al DM è questo balsamo labbra con olio di avocado e burro di karité di Alverde. Cioè, ormai quando vedo un lip balm nuovo di Alverde lo devo prendere perché non sono normale, quindi ho acquistato anche questo. Passando invece alle cose per la casa, ho acquistato per l'ennesima volta, in realtà perché non è la prima volta che lo compro e ve lo mostro, l'ammorbidente ipoallergenico di Green Emotion senza microplastiche, testato al nichel, cromo, cobalto e piombo, profumo di gelsomino, 60 lavaggi, 75% di plastica in meno. Io mi trovo molto bene con questo ammorbidente. Ho acquistato anche il detersivo, che però mi sono scordata di là, e mi piacciono tutte e due. Ho acquistato anche il detersivo dell'albero verde, sempre al Tigotà, fatto così a ricarica, che mi piace moltissimo perché lascia un buon profumo sui panni. L'unica cosa è che non ha questo tappino, ma va tagliato con le forbici, quindi l'ho travasato in una bottiglia e non è molto comodo per quello, però è veramente molto buono e è sempre in offerta. Comunque anche questo validissimo e ve lo consiglio. Poi ho acquistato il percarbonato, ne ho acquistato in realtà di due tipi. Uno è questo di Natura Amica, pack riciclabile, raccolta differenziata carta, certificato IAB, vegan, senza sbiancanti ottici, tensi attivi chimici, enzimi, è un igienizzante sbiancante, e insomma è questo qui. Qui c'è scritto che è per 40 attivo a 40 gradi per 20 dosi. Ci sono dietro tutte le varie indicazioni su come usarlo: sbiancante per il bucato, antimacchia prelavaggio, igienizzante bucato, igienizzante lavastoviglie oppure per la pulizia della casa. Ho comprato anche quest'altro, sempre di Natura Amica. Questo qua, però, non lo so, la confezione è diversa. Avevo trovato questo, l'ho preso. Però non capisco quale sia la differenza tra questo e l'altro, perché poi alla fine la marca è la stessa. Allora vi dico che io il percarbonato lo utilizzo per sbiancare o gli strofinacci per la cucina, oppure le magliette in cotone bianche che magari si ingialliscono per il sudore al collo sotto le ascelle, o anche per ad esempio la biancheria intima bianca, per sbiancarla. E semplicemente quando non sono capi troppo delicati, appunto quando sono capi di cotone, metto a bollire l'acqua in una pentola, insieme a un cucchiaio di percarbonato. Quando l'acqua bolle, infilo dentro il capo che devo appunto sbiancare, lo lascio per 10 minuti e quando lo tolgo è bianco come nuovo, quindi toglie veramente tutto, grasso, olio, toglie appunto le macchie di sudore, di sangue,
riesce a sbiancare molto bene, quindi questo diciamo è l'utilizzo che io faccio principalmente. Lo utilizzo anche nella lavastoviglie aggiungendolo al detersivo durante i lavaggi in modo da appunto igienizzare anche i piatti e la lavastoviglie, o a volte lo butto anche così una cucchiaiata nel cestello della lavatrice quando faccio i lavaggi dei capi. E quindi niente, mi trovo veramente molto molto bene, ve lo straconsiglio perché come potere sbiancante è fantastico, ve lo consiglio, costa poco, vi dura tanto, io credo di aver fatto più di 20 dosi comunque, ve lo straconsiglio. È un ottimo igienizzante, è ecologico, costa poco, fantastico. Ok, quindi questi sono stati gli acquisti naturali che ho fatto in questo mese e cose che ho ricevuto in questo mese più che altro. Fatemi sapere se avete provato qualcosa dei prodotti che vi ho mostrato e passate anche dagli altri ragazzi dei piccoli canali Power che io saluto nuovamente. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!